Buonasera, buonasera a tutti gli amici interconnessi a www.stapparadio.it. Torna dopo la pausa che c'è stata in Serie A per le due partite che ha giocato la nostra nazionale, con due vittorie che ci hanno consentito di approdare a Francia 2016 all'Europeo. Torna 10 più jolly, torna le pillole del mago. Oggi andremo in onda in forma ridotta perché abbiamo un po' da fare, soprattutto io ho una cena dopo la trasmissione, quindi non vorrei far raffreddare le pietanze che devono portare al ristorante, visto che dovrò recarmi lì e andrò già con un po' di ritardo. In secondo luogo perché abbiamo pochi inviati. Saluto Roberto De Angelis, che oggi non è andato in onda con Questa è la Roma perché impiegato al lavoro, alla protezione civile. Un saluto lo voglio dare anche a Massimiliano Gargini, inviato Lazio, che aveva da fare con il papà che sta poco bene, quindi facciamo gli auguri al papà di Massimiliano. Salutiamo Marco Serena, tutti insomma gli altri nostri inviati che non ci saranno questa sera. Allora, partiamo subito con Luigi Capasso per Torino-Milan, poi io vi darò la formazione della Roma, quella che è stata provata oggi in allenamento. Salvatore Sgrobbi darà quella probabile della Lazio per Sassuolo-Lazio. La Roma apre l'ottava giornata contro l'Empoli domani alle ore 18. La seconda partita è tra Torino e Milan. Le altre, domani sera, le altre, all'ora di pranzo domenica Bologna-Palermo, alle 15 Atalanta-Carpi, Frosinone-Sampdoria, Genoa-Chievo, Verona-Udinese, Napoli-Fiorentina e Sassuolo-Lazio, alle 20.45 il derby d'Italia, Inter-Juventus. Allora noi andiamo subito con Luigi Capasso. Ciao Luigi, Torino-Milan, ciao. Carissimo Stefano, partita di cartello a Torino, c'è il sold out domani sera, tutto esaurito allo Stadio Olimpico, dove c'è la carica del Toro che domani vedrà tra l'altro motivazioni in più legate alla posa della prima pietra per la ricostruzione del vecchio Stadio Filadelfia. Per la partita il Torino si presenterà in cerottato perché avrà parecchi infortunati e giocherà al meglio della formazione con Padelli in porta, Zappacosta, Molinaro sulle fasce, centrali Bovo, Glick e Moretti, il centrocampo dovrebbero giocare Acqua, Mives e Baselli recuperato, davanti sicuramente spazio a Quagliarella con a fianco un ballottaggio tra Maxi Lopez e Belotti, con Maxi Lopez favorito. Nel Milan c'è Balotelli, non è stato convocato, per cui la formazione vedrà con David Lopez in porta, con Deciglio, Abate sulle fasce, Zapata, Mexes, centrocampo con De Jong, Bonaventura, Bertolacci e davanti Cerci, che dovrebbe affiancare Bacca in un'inedita soluzione di attacco. Bene, quindi queste le formazioni di Torino e Milan. Velocemente, due uomini da schierare al nostro fantacalcio, Luigi. Ricordo le formazioni, potete mandarle entro e non oltre le ore 24 di oggi. Per il Torino chi? Per il Torino direi sicuramente da schierare Quagliarella e per quanto riguarda il Milan con Bonaventura. Perfetto, allora chiaramente tu manderai la formazione con Quagliarella e Bonaventura. Ti do un abbraccio Luigi e ci sentiamo. Va bene. Grazie. Allora poi Luigi, c'è una comunicazione di servizio. La prossima settimana, visto che c'è Lazio-Torino, se non potrà comunque fare l'inviato Massimiliano Gargini, ci sarai te, te lo farò sapere chiaramente venerdì prossimo in mattinata. Volentieri. A posto, grazie, ciao Luigi. Grazie allora a Luigi Capasso, terminiamo momentaneamente qui la telefonata, tra qualche istante Boris Sollazzo, ma prima allora dividiamoci i compiti. Roma-Empoli, vi do soltanto la probabile formazione della Roma, quella che oggi in allenamento ha provato mister Rudy Garcia. Allora, Szczęsny in porta, a destra Maicon, quindi non Florenzi. Florenzi giocherà sempre alto, visto la gran partita che ha fatto in nazionale. Credo insomma che come terzino sia sprecato, anche se la Roma a centrocampo in attacco ha grande abbondanza e qualità. Comunque, Maicon, Manolas con Castan, quindi gioca Castan, c'è il ritorno di Castan, Digne il francese, il connazionale di Garcia a sinistra. A centrocampo, i centrocampisti davanti alla difesa sono due,
De Rossi e Nainggolan, ed attenzione perché Garcia giocherà col 4-2-3-1, così come Pioli contro il Sassuolo, Florenzi a destra, abbiamo quindi Pjanic alla Totti, Pjanic dietro la punta centrale, a sinistra si muoverà Salah e falso 9, falso 9 sarà Gervinho, quindi questa la formazione probabile della Roma, grandi assenze in casa Empoli, non c'è Croce, non c'è Zinischi, non c'è Saponara, gli ultimi due sono squalificati e con qualche acciacco, ci sono diversi acciaccati nella formazione allenata da Giampaolo. Andiamo adesso invece a Sassuolo Lazio, per quanto riguarda il Sassuolo le novità le do io, Berardi dovrebbe prendersi un posto da titolare. Attenzione a De Frel che ha qualche problemino, chissà se sarà schierato oppure no. L'altra maglia sarà di Floro Flores per quanto riguarda il trio d'attacco. A centrocampo Magnanelli, il perno centrale, con Duncan e Missiroli ai lati. In difesa recupera Peluso, recupera Acerbi. Ci sarà Cannavaro e anche Versalico in porta consigli. Andiamo invece con la formazione che ha provato Pioli, che tra l'altro ieri aveva provato Mauri alla biglia, ma oggi ha cambiato un po' tutto e dà fiducia. Sentiamo a chi. Ecco la Lazio anti Sassuolo. Buonasera direttore, buonasera a tutti i radioascoltatori collegati su Strapp Radio. La probabile formazione che mister Pioli che affronterà il Sassuolo sarà anche, come ha detto, anticipato un 4-2-3-1. In porta abbiamo Marchetti, in difesa Basta, il rientrante Mauricio, Gentiletti e sulla fascia Lulic che viene da un'ottima prestazione con la sua nazionale. A centrocampo dovrebbe esserci Onazzi e Cataldi, che sono stati provati e hanno fatto un'ottima impressione. E poi abbiamo la linea di Candreva che rientra finalmente dopo l'infortunio, Milinkovic-Savic e sulla fascia un ballottaggio fra Felipe Anderson e Eccoci, diventa Keita. in diretta. Però sicuramente Anderson è favorito su Keita. Poi magari in corso d'opera il mister potrà anche adoperarlo nella ripresa. E infine l'attacco dovrebbe essere sempre un ballottaggio fra Matri e Klose che rientra da molto tempo da un grande infortunio, però sulla carta dovrebbe partire Matri. Ovviamente poi il mister valuterà la decisione. Sulla carta questa è una partita, ricordiamo, la Lazio ancora non ha mai pareggiato, o vince o perde, quindi vediamo se continuerà questo trend positivo della Lazio, se farà il colpaccio o cancellerà lo zero nella classifica Poi speciale. torneremo anche con le quote, adesso spazio ai nostri inviati, andiamo veramente di corsa. Oggi abbiamo il ritorno di Boris Sollazzo per questo Napoli che sta volando letteralmente. La partita è Napoli-Fiorentina, il Napoli, una delle pretendenti allo scudetto contro probabilmente la più grande sorpresa del campionato. Secondo alcuni addetti ai lavori, anche la Fiorentina potrebbe dirla sua in chiave scudetto se a gennaio dovesse fare un paio di colpi e sembra che Della Valle si stia muovendo in questo senso. La partitissima, secondo Salvatore Sgrodi, questa settimana è Inter-Juventus, il Derby d'Italia. Secondo me, invece, permettimi, è Napoli-Fiorentina. Boris Sollazzo, a te la linea. Salve Stefano, beh, diciamo il Napoli che vola, è sempre un Napoli che sta al sesto, settimo posto, insomma non esageriamo. È un Napoli che sicuramente nelle ultime 6 partite ha fatto cose ottime, purtroppo la squadra che vince 5-0 con la Lazio, 4-0 con il Milan e 0-0 con il Cagliari, quindi insomma si vedrà se sarà vera gloria. Probabilmente la Napoli-Fiorentina serve proprio a questo, a far capire quale delle due squadre potrà avere ambizioni da scudetto insieme a Roma, Inter, e secondo me alla fine la Juve tornerà. Che sembrano più solide. Sul Napoli c'è poco da dire, nel senso che le nazionali fanno ritornare i giocatori rinfrancati oppure riposati. Insigne non ha giocato perché ha ancora dolore al ginocchio. Mertens ha giocato una partita e mezza, ha segnato un gol contro Israele. Anzi, che va all'Europeo grazie anche a una doppietta al Lussemburgo. Sulla formazione titolare che andrà a San Paolo, che scenderà in campo a San Paolo alle 15, siamo a un'epoca
che non conoscevamo, cioè quella della Fondazione Vico, abituati al turnover. Invece Sarri ci sta abituando alla Fondazione Vico, di quelle che impari a memoria. E quindi ci sarà Reina in porta, Isaiah e Kulam Mairati al centro, sulla linea della mediana Allan, Jorginho e Hamsik, e Calleon, Higuain e Insigne, nient'altro che gli stessi effettivi insomma, delle migliori vittorie di queste ultime partite di campionato, come a Milano, e dicendo insomma, anche se si mette in cerchio Gattolini, che pure avevano ben fatto, rimangono in panchina, così come il Pumillo, di Sarri, Valdifiori, sembra aver trovato i suoi Sì, punti e infatti, a carcere. era proprio questa la domanda che volevo farti. Sembra che siano finiti gli esperimenti, insomma, è un Napoli, ripeto, che sta volando sotto il profilo del gioco, deve recuperare in classifica, sta recuperando, però credo ormai che Sarri abbia scelto l'11 sul quale puntare, no? Sì, c'è da dire che se forse si esclude Jorginho, che insomma è arrivato dopo qualche esperimento di troppo su Valdifiori, era un impianto abbastanza, come dire, chiaro a Sarri fin addirittura della prima sconfitta con Sassuolo. Cioè, ci sono solo due giocatori diversi rispetto a quella squadra là, quindi è di sicuro quello che ha cambiato di meno, tranne in Europa dove invece ha fatto un grande turnover. Però c'è il rischio che appunto no, si ritorni a quelle squadre che uno sa recitare a memoria perché non cambiano mai, a differenza di quelle che invece abbiamo visto a Benitez, dove i cambi erano moltissimi e c'erano 35 formazioni per 8 partite. Senti, parliamo anche un po' della Fiorentina, questo 3-4-2-1 con Blachikowski e Alonso, Marcos Alonso che sono gli esterni di centrocampo, Ilicic e Valero dietro l'unica punta, sarà Kalinic, sarà Babacar oppure Rossi, perché credo che abbia provato anche Rossi oggi in allenamento, il tecnico Viola. Io credo Kalinic, perché pur essendo secondo me più debole tecnicamente di Babacar, più debole fisicamente di Babacar, più debole tecnicamente di Rossi, è un giocatore straordinariamente utile sotto il profilo pratico. Sa muoversi in base ai suoi compagni in una maniera incredibile, quindi può sfruttare gli spazi come pochi altri. In questo momento è davvero la gola di lancio del reparto offensivo. Però ho grossi dubbi che sia Cagni, a meno che diciamo, l'infortunio che ha avuto in settimana non si riacutizzi, non sembra essere in gran forma, quindi non credo. Cagni che era stato avvicinato anche dal Napoli, insomma, quando, di solito quando è così a Napoli si trema perché i giocatori che vengono avvicinati al Napoli poi ci tengono a segnare al Napoli per dimostrare l'errore fatto, vedremo. Comunque domani sarà sicuramente una partita importante, la classica cartina tornasole per la squadra di Sarri, perché deve insomma dimostrare che le cose importanti che ha fatto nelle ultime 4-5 partite deve dare continuità, credo, il Boris, che questa sia la cosa più importante. Un po' un fascista, anche se gli altri vanno in fuga, terrà sempre il suo ritmo. Chiaro che a livello morale una vittoria contro la Fiorentina sarebbe una consacrazione, ma credo che anche un passo falso non cambierebbe né l'umore né le capacità che ha in questo momento questa squadra. È una squadra molto sicura del gioco che fa, è una squadra che si vuole divertire, e anzi, forse una vittoria contro la Fiorentina potrebbe dargli troppa luce. Magari rompere il giocattolo, vedremo. Insomma, io non credo che sia una squadra che si fa troppo condizionare dal morale. Certo è che una bella partita contro la Fiorentina è importante farla, indipendentemente dal risultato, proprio per continuare a essere convinti del gioco che si fa. Certo, Boris, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ti do un abbraccio forte, buon weekend, buon lavoro e ci sentiamo se è possibile la settimana prossima. Grazie di tutto. Speriamo, a presto. Grazie, grazie allora anche a Boris Sollazzo. Allora tra qualche istante andremo con Roberto Brisciana, 2 minuti, ma prima volevo sentire dal nostro Salvatore Isgrò qualche cosa sulle quote relative alle partite che abbiamo preso in considerazione: Torino-Milan, Sassuolo-Lazio, Roma-Empoli e Napoli-Fiorentina.
Partiamo dai due anticipi, sì. Betting in tempo reale, Roma-Empoli, la quota più giocata è l'1 della Roma, in questo istante è pagata 1,39. Chi vuole azzardare il pareggio, 4,75, il 2 dell'Empoli in questo momento è pagato 9 volte la posta. Torino-Milan, la quota più chiacchierata al betting in questo istante è l'1 del Torino, pagato 2,43. L'X vale 3,25, il 2 del Milan vale 3,11. Ritornando poi all'incontro Napoli-Fiorentina e Lazio di Sassuolo-Lazio. Napoli-Fiorentina, Ecco, crolla in casa l'1 del Napoli, quindi i scommettitori danno fiducia in questo istante al Napoli, che l'1 è pagato 1,80. Il pareggio 3,65, il 2 della Fiorentina 4,81. Sassuolo-Lazio, un'inversione di tendenza, stanno giocando sia l'1 che l'X, rispettivamente pagato l'1 3,16, l'X 3,25. Rimane sempre una quota alta che vuole azzardare la Lazio, che in questo istante è pagata 2,40 la quota. A perfetto, te allora senti, direttore. no, prima di darmi la parola, abbiamo già Roberto Brisciana in linea, mi dai anche le quote di Inter-Juventus? Allora, in questo istante Inter-Juventus giocano l'X e il 2 della Juve. L'X è pagato 3,10 e la Juventus è pagato 2,84. La vittoria interna dell'Inter paga 2,73 la Quindi quota in questo istante. favorita leggermente l'Inter. Sentiamo Roberto Brisciana, le ultimissime sull'Inter e poi le probabili formazioni di Inter-Juventus, il derby d'Italia. Ciao Roberto. Ciao Stefano, ciao Salvatore, come Ciao, andiamo? Vedo buonasera. che Salvatore dà sempre i numeri, Sì, senza bere poi, non tocca, non tocca alcol tra l'altro, quindi è abituato a dare i numeri. Speriamo che gli dà bene, Speriamo, speriamo che li dia bene. Allora, Roberto, la tua Inter recupera giocatori importanti, ma la stessa cosa vale per la Juventus. No? Marchisio recupera Pogba, recupera Morata, insomma, recupera parecchi giocatori che sembrava dovessero saltare la super sfida e invece saranno presenti. Meglio così, sarà ancora più bello quando vincere, insomma, quindi Quindi stanno al completo. ti giochi l'uno dell'Inter. Ma io da tifoso interista non me la gioco mai. Però se dovessi giocare mi giocherei con 1x. 1x. Senti, io 2 settimane fa avevo detto che Sampdoria-Inter era una partita cruciale, una partita che doveva dire qualcosa dell'Inter. Se vinceva diceva tanto, se perdeva diceva tantissimo, invece ha pareggiato. Quindi diventa importante la partita contro la Juventus. Sì, dai, questa è una partita per l'orgoglio, per tutto, insomma, poi questo è un derby talmente importante quest'anno, così bello che bisognerebbe fare il risultato, se poi questa è una partita da tripla, quindi tutto aperto, speriamo bene. Allora, andiamo con le formazioni, Roberto. Vuoi iniziare con la Juventus? Ok, ci leviamo subito dalle scatole, Sì, ok. vabbè. Allora, Buffon tra i pali, Barzagli, Bonucci, Chiellini, a centrocampo c'è Cuadrado, Khedira, Marchisio e Pogba, mica male, Dybala e E Morata Morata, davanti. quindi formazione migliore per quanto riguarda la Juventus, che deve Ci pensare a temono, recuperare. Stefano, ci temono. Sì, devono pensare a recuperare punti in classifica. Andiamo invece adesso all'Inter con. Sì, che recupera dalla squalifica Miranda. L'unico dubbio a centrocampo è con Doppia, perché Medel, come ti avevo già detto precedentemente, è difficile che Mancini lo tenga fuori. Quindi io ti do questa di formazione. Andanovic in porta, Santon e Telles esterni, entrati Miranda e Murillo. Il centrocampo con Guarin, Felipe Melo, Medel appunto e Perisic e Jovetic e Icardi davanti. Bene, questo 4-3-1-2 di Roberto Mancini, vedremo come andrà a finire domenica sera. La domanda di Salvatore spontanea, Sì, spontanea, prego, prego. ok. Ecco. Ciao Ciao. Salvatore. Allora,
Negli ultimi 4 anni, credo, vado a memoria, quando si sono incontrati Inter-Juventus non ci sono mai stati 8 punti di differenza a favore dell'Inter, forse era di a differenza della Juve. Quindi come si appresta ad affrontare Mancini e i suoi uomini questo incontro che vede proprio la Juventus distaccata di 8 punti? Sicuramente con un bel vantaggio e con una carica in più, Salvatore, con un morale forte, anche se con la Sampdoria insomma abbiamo un attimino tentennato, ma quella è una partita che abbiamo recuperato e l'altro anno non l'avremmo recuperata. Ho visto carattere, quindi l'Inter deve scendere in campo con la voglia di stravincere, non pensando che sia la Juve o il Barcellona o Real Madrid, ma cercare di vincere questa partita a tutti i costi, perché è importante per i tifosi, è importante per il campionato, è importante, per fare una partita, per far sì che il campionato prenda una storia diversa dagli ultimi anni. E quindi l'Inter deve cercare di vincere a tutti i costi. Considerato pure che l'Inter sarà l'ultima partita del programma, quindi saprà già tutti i risultati acquisiti sul campo, quindi è un bel vantaggio anche. Ma questo, io a questa cosa ci credo poco. Potrebbe essere un vantaggio come uno svantaggio, perché magari ecco, poi se la Roma vince, la Lazio vince, stanno a ridosso, che potrebbe venire il magone, ma loro non devono pensare a questo, ma devono pensare soltanto alla storia di domenica sera. Bene, Roberto, abbracciami tutti a casa, tranne Giorgia che so che ha l'influenza. Due domande che Basta, ma va, lo dico. veramente questa sera esce con la sua amica, mi ha Ah, detto, vanno da sole con la sua amica, non no, so, no, ma perché avevo letto ieri che aveva l'influenza, già le è passata. quella esce pure con l'influenza, non è il Ah, problema. ho capito, brava, brava Giorgia, salutamela lo stesso, seconda domanda, veloce, No, dai, già ho fatto due domande, passa, quindi due se domande, l'Inter quindi vince, caffè 2-0, pagato, 2-0 per l'Inter. ovviamente. Roberto, grazie, buonasera e buona cena. Voglio bene, ciao Anche ragazzi. noi, Ciao, anche ciao, noi. Grazie ciao, ciao. anche a Roberto Brisciana. Allora, termina qui la giornata relativa insomma, il tempo, lo spazio dedicato agli inviati. Tra qualche istante io balbetto perché sto manovrando, sto cercando di sistemare alcune cose sul cellulare, tutto a posto adesso. Allora, quindi ricordo, formazioni entro le ore 24. Volevo salutare gli sponsor, agenzia iGame SRL a Palermo in via San Polo 177 dell'amico Giovanni Vaccaro. Vi do il suo cellulare 328 6040113, abbastanza facile, 328 6040113. E poi Facebook, chiedete l'amicizia, Goldbet San Polo Palermo. Indirizzo di posta elettronica goldbetsanpolo@gmail.com per aprire un conto presso appunto Goldbet San Polo Palermo di Giovanni Vaccaro. Saluto anche Valcor in via Tor Sapienza 35, Vicor Sporting Center in via Grotta di Gregna 100. Questi sono tutti a Roma, questi ultimi. E Mispizza, andate sul sito, ricordo Mispizza in franchising per aprire un punto vendita Mispizza 06 23 04 855 via degli Aceri 72, Panificio Rossetti via degli Olivi 54. Questi i nostri sponsor, che sono anche quelli che vi mettono in palio i premi per la prossima stagione. A proposito, la notizia la diamo adesso, visto e considerato che secondo me la giocata di Salvatore già l'abbiamo persa, quella per la classifica di ritorno. Ci sono un paio di cose che secondo me non sono possibili recuperare. Parlo insomma del campionato italiano, mi è dato Inter Milan 2, Fiorentina Lazio 2, vediamo poi quello che ha Torino Palermo 2. Insomma, secondo me questa schedina, che questa giocata, quando staremo alla 19esima, 20esima, alla prima di ritorno, quando inizierà la classifica di ritorno, l'avremo già persa. Quindi allora, per il primo della classifica di ritorno diamo una o due quote per tutta la prossima stagione, con la possibilità di mettersi bei soldini in tasca. A proposito di soldini, lo dico adesso e poi ci riapriremo la trasmissione dopo. Salvatore Sgrò per la terza o quarta volta quest'anno ha centrato una vincita. Ha fatto 6 nuovamente, cioè sta facendo vincite di 6, 4 euro, 2 euro, ha vinto 2 euro, insomma 2 euro, 3 euro, 4 euro, insomma 10 euro. fa queste vincite che noi rigiochiamo e ridividiamo per tutti Investiamo. quelli
che avevano giocato. Io ho fatto 8 e non ho preso niente perché vincevo con 9-10, però io ho fatto 8. Don merito al direttore Lui che mi ha si vanta di battuto. aver preso i soldi, io però ho fatto 8 e non ho preso niente, però ho fatto 8. Va bene. Questa settimana io ho giocato due multiple da 5 euro ciascuna, quindi sono due multiple, bisogna fare 10 per forza, ma ci sono tante doppie, ci sono under over, quindi partite già prese, tipo tripla 1x2, partite che comunque abbiamo già preso. Quindi basta indovinare tre o quattro fisse e possiamo andare a Alla dama o cassa, alla o cassa, alla come cassa. dice il nostro Salvatore Isdro. Le schedine le abbiamo già messe sul sito Il Il mago. Mago, sul sito Stap Radio, sul gruppo Facebook Stap Radio, non sito, scusatemi. Le abbiamo date comunque a tutti i 15 quotisti, che poi non sono 15, sono, vediamo un po' quanti sono. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 quotisti per 15 quote, quindi ricordo, bisogna dividere il montepremi per 15 e poi se qualcuno ha 2 o 3 quote moltiplica per 2 o per 3. Le mie schedine già le ho date, le mie giocate già le ho date, tra qualche istante Salvatore Sgro, le pillole del mago, 20 minuti di programma, ci dirà tutto e di più sul gioco che fa lui, la sua giocata per la radio e tutte le sensazioni positive che ha circa la prossima giornata dei vari campionati nazionali e stranieri. Ora andiamo in sigla, quella di chiusura mia, tra qualche istante la sigla di apertura di Salvatore Sgro, Get Closer di Valerie Thor. La mia invece è Sherry Shirley, Mother Thor. Che è più bella, lo dico in diretta, è più bella, è più bella. Era sfumato tutto, era sfumato tutto, il Salvatore, se ti è pronto, guarda, le pillole del mago tra qualche istante. Eccoci qua di ritorno, buonasera, Salvatore Sgro, le pillole del mago, siete sempre collegati su Stappa Radio. Abbiamo terminato 10 più giorni la trasmissione del direttore Stefano Dini, che è di nuovo accanto a me. Ciao direttore Stefano Dini. Ciao Salvatore. La scorsa settimana non siamo andati in onda perché ci stavano le nazionali, quindi ritorniamo a 2 settimane fa, abbiamo fatto la giocata del mago. Abbiamo fatto 6 punti, siamo stati un po' sfortunati, hanno annullato un gol molto regolare al Sassuolo, ci permette di fare 7 punti, prendevamo qualche cosa in più. La partita che da scommettere, da indovinare il pronostico era Napoli-Juventus. La partita è stata centrata, quindi si è attivata tutta la procedura per la superbomba. La superbomba è stata vinta da Valentino Mammana e abbiamo anche realizzato in quella circostanza un 6 del valore di 10 euro. Quindi 5 euro vanno al mago e 5 euro andranno a Valentino Mammana, che vediamo come è possibile fargli ricapitare. O si fa una giocata Una oppure ricarica da 5 euro una ricarica intanto. da 5 euro con un gestore telefono che lui ha, è importante me lo fa sapere e
l'importo dovuto gli sarà dato. Questa settimana partiamo nuovamente con un jackpot da 3 euro e la partita in questione, io ho scelto Inter-Juventus, è anche la partita delle 20:45 di domenica. Il regolamento rimane sempre lo stesso, ma per i nuovi partecipanti che vedo la scorsa settimana hanno partecipato più di 20 amici del gruppo Il Mago, quindi parecchi hanno messo parecchi hanno quotato parecchi pronostici, quindi continuate così, aggiungete anche sul Mago anche altri amici. E più siamo e più possiamo partecipare e vincere al gioco che il mago vi propone. Vi ricordo che la giocata vincente, in caso che il pronostico venga azzeccato, si fa una giocata che varia dai 20.000 ai 25.000 euro, quindi una buonissima giocata che in caso di vincita totale poi si innesca un meccanismo il quale vengono effettuati per sorteggio un viaggio per due persone, del valore di 500 euro, più 5 estrazioni di 5 premi del valore di 100 euro. Vediamo allora al momento i commenti che sono arrivati sulla partita di Inter-Juventus, che ricordiamo è il derby d'Italia. Vi ricordo dal regolamento, se voi mettete i marcatori, lasciando il risultato invariato, se vi accorgete che un giocatore si infortuna oppure l'avete messo ed è squalificato, avete tempo di modificare i marcatori entro l'inizio della gara. Questo lo potete fare, il regolamento lo permette, quindi parecchie persone, oppure vi accorgete che lo stesso risultato che avete messo era uguale ad un altro risultato che stava prima di voi, in quel caso se mettete lo stesso risultato e gli stessi marcatori, se è vincente il pronostico, il premio va dato in ordine cronologico chi ha messo la giocata prima. Quindi voi vi rendete conto che avete messo lo stesso marcatore e potete cambiarlo in qualsiasi momento. Allora, fino adesso sono arrivati i seguenti commenti: 13 commenti. Valentino Mammana 2-1, Icardi Morata Kongobia, Giuseppe Ordile 1-3, Perisic Chiellini Morata Quadrado, Francesco Imperi, autorete Chiellini e gol di Chiellini. 1-1. Il direttore 2-1 per la Juve, Icardi, Dybala, Morata, Stefano Cidda 0-0, Valerio Impalà 2-0, Icardi, Perisic, Sergio Saporita 0-2, Morata, Pogba, Federico Sgro 0-1, Morata, Piccolo Salvatore 1-1, Icardi, Dybala, Ruggero C ha messo 1-3, ma manco di marcatori. Se sei all'ascolto ancora, sei in tempo entro domenica di poter mettere i marcatori per risalire al risultato di 3-1. Salvo Beninati 1-0, Felipe Melo, Nicolò Leone 3-1, doppiette di Icardi, Melo, Khedira, Alberto Toriori ha messo 1-2, Condogbia, Pogba, Morata. Subito voglio coinvolgere il direttore Stefano Dini. Abbiamo visto che i nostri amici puntano sull'1, sull'X e sul 2 della Juve. Secondo te è una partita tripla o una partita che può essere decisa negli ultimi momenti finali dell'incontro? Guarda, nel campionato di Serie A, soprattutto in questa stagione, tutte le partite sono da tripla. Perché abbiamo Poi dopo visto la sosta pure. delle sorprese clamorose, poi in modo particolare dopo la sosta. Io ho messo come pronostico 1-2 perché credo che Allegri da una parte abbia trovato la quadratura del cerchio. Cioè, è una Juventus che all'inizio doveva sostituire Pirlo e Vidal e Tevez, tre giocatori importanti. Ci ha messo un po' Allegri a trovare la quadratura del cerchio, però secondo me alla fine l'ha trovata. E questa è una gran bella formazione con Cuadrado da una parte nel 3-5-2, Cuadrado da una parte, Debra dall'altra, ma anche Alexandro, attenzione, che è uno che deve crescere, che deve imparare il calcio italiano come ha fatto il calcio italiano, quindi credo che Allegri abbia trovato la quadratura del cerchio. Mancini, ancora no. Era partito bene, 5 partite, 5 vittorie, e poi mi ha un po' deluso. Io dall'Inter mi aspetto di più perché l'Inter effettivamente secondo me è una formazione che può lottare per lo scudetto. Per carità, la classifica dice ancora che è seconda, c'è questa partita importante, però sotto il profilo del gioco io anche dopo le prime 5 giornate avevo detto l'Inter è da scudetto ma sta giocando male. Purtroppo continua a giocare male l'Inter e siamo arrivati alla settima giornata. Domenica gioca l'ottava giornata.
Diamo tempo a Mancini ancora 2 o 3 giornate. Se l'Inter non trova il bandolo della matassa, non riesce a trovare gioco, io ritengo che pur avendo i giocatori, alla fine non lotterà per lo scudetto, oppure non sarà la prima candidata per lo scudetto, ma la colpa la do esclusivamente a Mancini, perché Sarri ha trovato la quadratura del cerchio, ha trovato gli 11, Allegri li sta trovando, l'allenatore della Fiorentina ha trovato l'11, cioè. Ci sono allenatori che sono stati bravi, anche se nuovi, e soprattutto se non nuovi come Allegri, se gli hanno cambiato parecchio la squadra a trovare la quadratura del cerchio, e Mancini un po' in questo mi sta dispiacendo, perché è un allenatore che ha fatto bene nella Lazio, però nell'Inter sta facendo male. Ha fatto male l'anno scorso e nonostante le 5 vittorie, il pareggio e una sola sconfitta, secondo me non è da sufficienza nemmeno quest'anno. Quindi Mancini deve crescere e deve trovare, prima che sia possibile, la quadratura del cerchio, altrimenti l'Inter si perderà anche quest'anno. Quindi secondo te l'Inter a gennaio dovrà cercare sul mercato riparatorio Ma altri sul giocatori? mercato tutti, sul mercato ci tornerà la Fiorentina, che credo prenderà un centrale difensivo e un centrocampista forte, ci tornerà il Milan, ci tornerà la Roma, ci tornerà probabilmente il Napoli, che dovrà prendere un difensore centrale. Sul mercato a gennaio torneranno tutte, Salvatore. Quindi ci tornerà anche l'Inter. Tutte stanno trovando comunque il gioco, perché la Roma nelle ultime 2 partite ha fatto vedere che ha trovato il gioco, la Lazio ha ritrovato il gioco. L'unica squadra che per il momento non ha gioco o lo fa vedere a sprazzi è l'Inter. E secondo me l'Inter invece ha gli uomini per poter fare un gran bel gioco e soffrire meno rispetto a quello che ha sofferto nelle prime 7 partite di campionato. Perché è vero che l'Inter nelle prime 5, non giocando bene, ha comunque vinto. E a me queste cose davano da pensare, danno tuttora da pensare che l'Inter sia una delle candidate principali per lo scudetto. Però bisogna iniziare a trovare anche il gioco. L'Inter sta cambiando un po' troppo. È vero che ci sono giocatori squalificati, è vero che ci sono giocatori fuori forma, però io sinceramente, se qualcuno oggi mi dovesse dire: guarda, qual è l'undici dell'Inter, mentre le altre hanno un undici delineato, nell'Inter secondo me ci sono ancora dei dubbi. Per esempio, con Gobbià, stando a quello che ci dice Roberto Brisciana, ma stando anche a quello che insomma è stato provato nel settimana nei vari allenamenti, è un giocatore che non dovrebbe far più parte dell'undici. Quindi Mancini non ha ancora trovato la quadratura del cerchio. Quando la troverà, l'Inter sarà fortissima. Però finora non c'è questa quadratura del cerchio. Quella che sta cercando anche Mihajlovic con il Milan, che non ha giocatori secondo me all'altezza dell'Inter, però anche Mihajlovic con il Milan potrebbe far meglio. Adesso dal 4-3-1-2 passerà a un altro sistema di gioco, credo al 4-3-3, perché Mihajlovic si è accorto che con quel modulo il Milan non va bene. Quindi Mihajlovic se ne è accorto. Vediamo cosa farà Mancini, perché secondo me il futuro, il destino dell'Inter quest'anno dipenderà da Mancini. Secondo te Milan, se perderebbe a Torino, Mihajlovic in dubbio alla panchina o daranno ancora fiducia fino a mangiare il panettone, Ma secondo questi hanno te? dato fiducia a Inzaghi, a Seedorf, gli hanno fatto finire le... Cioè, il Milan è una società che quando punta su un allenatore, anche se poi fa figure barbine, come le ha fatte con Seedorf e con Inzaghi, lascia l'allenatore fino al termine della stagione. Quindi secondo me Mihajlovic non sarà cambiato, a meno che arrivi a litigare alla grande con Berlusconi, perché Mihajlovic ha un determinato caratterino, Berlusconi è quello che paga e vuole avere ragione. Quindi se i due si scontrano, io mi ricordo per esempio che sia Seedorf che Filippo Inzaghi hanno terminato la stagione perché dicevano sì signore. Quindi Mihajlovic non è il tipo che dice sì signore, e oggi in conferenza stampa l'ha dimostrato chiaramente, l'ha detto apertamente. Quindi c'è anche questo aspetto da vedere. Io non credo che il Milan perderà Torino, non ci credo. Però, ripeto, questo è un campionato dove la tripla non ci sono partite da fissa. Pure Roma-Empoli domani, secondo me, non è una partita da fissa, nonostante la Roma abbia trovato la quadratura del cerchio, nonostante all'Empoli mancano diversi giocatori, perché è un campionato che può riservare delle sorprese, quindi chiunque può perdere ovunque. Infatti, vedendo la classifica, una classifica molto ma molto ristretta, la scorsa settimana è balzata in testa, abbiamo una nuova capolista, la Fiorentina, che grazie al pareggio dell'Inter contro la Sampdoria e la vittoria interna della Fiorentina, adesso vediamo la Fiorentina 18, Inter 16, Lazio 15, Roma 14. Quindi diciamo che per questa settimana, tranne
tra Fiorentina e Inter, se la Fiorentina perde e l'Inter vince, ci sarebbe un No, controsorpasso, ma ma tu pensa, solo tra Fiorentina e Inter, le altre ma squadre sarebbero ad un punto. tu Quindi una pensa, partita Mago, se dovessero perdere tutte e due, che classifica cortissima. Guarda, ulteriormente. guarda che classifica cortissima. Se perdono sia la Fiorentina che l'Inter, è una classifica cortissima. In 10 squadre ci stanno 7 punti. Cioè, infatti, se Scusi, sono dovesse accadere, 18, 16, 15, 14 squadre da se scalare. dovesse accadere quello che. Quindi è veramente un campionato aperto e pazzo. Non c'è nessuna che va in fuga, e secondo me, prima che qualcuno andrà in fuga, ne passerà del E tempo. questo fa gioco anche alla Juventus che con 8 Certo, punti, un paio di vittorie di fila, potrebbe avvicinarsi ulteriormente ai vertici della classifica. Quindi vediamo questa settimana cosa accadrà e cosa ci offrirà veramente il campionato. Aspettiamo le partite, poi troppe interruzioni, veramente una squadra o il tecnico che vorrebbe anche provare degli schemi, fanno due partite e poi si ferma. Adesso a novembre ci sarà un'ulteriore sosta. Quindi il campionato sarà ancora notevolmente frazionato con altre interruzioni per permettere per fare i spareggi dei campionati europei. Quindi poi dopo novembre, si arriverà a dicembre, ci sarà un'altra sosta, quindi si giocherà sempre a singhiozzo, quindi le squadre, chi ha la possibilità di avere una rosa ampia, bene, ma chi c'ha i giocatori contati e magari vanno in nazionale e tornano anche infortunati, veramente. E tutte giocheranno ad handicap. Vediamo che cosa accadrà domenica. Prima di dare i numeri con la bomba, vi do le giocate, il betting attuale, come si sta pronunciando con le giocate. Vi do soltanto le quote che si abbassano. Allora, favorita per sabato abbiamo la Roma, favorita. Torino Milan, anche di poco, ma giocano l'1 del Torino. Bologna-Palermo stanno giocando l'uno del Bologna e vediamo se il Bologna riesce a fare la prima vittoria, No, no, la seconda, la seconda. già vinto, no. La prima vittoria, direttore. No, 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 c'è 3 punti, ha vinto in casa il gol di Munier, mi sembra, Esatto, 1-0, sì, non mi ricordo esattamente. contro chi. Genoa-Chievo, stanno giocando il Genoa, quotato in questo istante la quota 2. Napoli-Fiorentina scende l'1, ma secondo me è una partita molto, qui è una partita equilibratissimo, può uscire anche il 2 della Fiorentina. Per i più audaci, chi vuole giocarsi il 2 della Fiorentina in questo istante è pagato 4,81. Atalanta-Carpi scende l'1, quotato in questo istante 1,80. Verona-Udinese l'1, sempre stanno giocando, quotato 2,37. Frosinone-Sampdoria, la quota più giocata è l'X, 3,25. Sassuolo-Lazio scende l'1 e l'X, pagato rispettivamente 3,16 l'1 e 3,25 il pareggio. Inter-Juve giocano l'X e il 2. In questo istante il 2 è pagato 2,84, l'X è pagato 3,10. Queste sono le quote aggiornate a Bologna, pochi. Frosinone 1-0. Bologna presume 1-0? Sì. Va bene. Vabbè, se c'hai il calendarietto lo andiamo a guardare, perché ce l'avevi, tu Sì, sei. 1-0, 1-0. Porta, Adesso 1-0, ricordo porta. che ho giocato over 1,5 e è rimasto 1-3. Era l'incontro. E diamo anche gli amici ci chiedono sempre la Lega Pro, perché sono anche dei campionati minori, però su 4 volte abbiamo nominato 3 volte. Questa settimana ho preparato un terno di Lega Pro, però differente, non di under, ma l'ho un po' organizzato così. Le partite in questione sono Tutto Cuoio, L'Aquila, che è girone B della Lega Pro. Under pagato 1,59. Poi propongo l'over di Lecce Ischia pagato 2,23. Questa è una formazione che milita in Lega Pro Girone C. E ultimo pronostico è Casertana Catania, sempre Lega Pro. Questa è una partita che si disputerà lunedì sera alle 20. E il mio pronostico è gol gol. Quindi ricapitolando, Casertana Catania, gol gol. Lecce Ischia, over 2,5. E tutto come l'Aquila, under 2,5. Questo è il mio pronostico di Lega Pro. Poi che vi devo ricordare altro, la classifica l'abbiamo detto, voglio ricordare dove noi pubblichiamo le giocate, dove facciamo anche delle discussioni di calcio, abbiamo il gruppo Il Mago,
Poi su Stappa Radio, gruppo Stappa Radio, noi pubblichiamo tutte le puntate andate in onda di tutto il palinsesto e poi vi ricordo anche il gruppo Niceto TV Web, che è un'emittente radiotelevisiva web, che è una nostra consorella, dove noi mandiamo, se volete sapere tutto sul Messina, Niceto TV con ampi servizi vi parlerà sul Messina, che quest'anno veramente sembra che sia partita con i piedi giusti, è ancora imbattuto in campionato, si trova al secondo posto, quindi facciamo veramente i complimenti al Messina che diciamo, è nata sulle ceneri è stata ripescata dalla Serie D e grazie a un gruppo di imprenditori ha messo i soldini necessari per potersi iscrivere al campionato di Lega Pro e adesso con ottimi risultati, ottimi giocatori. Anche di categoria superiore, l'allenatore è il mister di Napoli, che lo conoscono tutti, ha militato anche in Serie A, quindi ad alto livello, e sta portando veramente il Messina ad alti livelli. Domani ci sarà una partita molto, molto delicata con l'Andria, si trova al primo posto, quindi il Messina andrà a viso aperto, tranquillamente, e giocherà la sua partita. Vediamo, speriamo di fare Puglia, un Sicilia, Fidelis, risultato. Andria, Esatto. Messina. Un Allora, risultato positivo andrebbe bene. Prego, direttore. insegne serigrafia digitale, grafica, decorazione, automezzi e vetrine. Stiamo parlando di arti grafiche, insegne e serigrafia. Via 21 ottobre 381 a Torre Grotta, in provincia di Messina. Un saluto a Fabio, vi do il recapito 090 9911212. Ripeto, 090 9911212. Adesso andiamo con la super bomba e poi chiudiamo. Allora, 5 quote sono le mie, 2 quote di Emiliano Ginestrini, 2 quote di Salvatore di Giovanni Vaccaro, una quota di Fabio Delfini, una quota di Roberto De Angelis e 4 quote di Salvatore Isdro. Andiamo. Allora, questa è la bomba che la troverete soltanto in esclusiva su Stappa Radio. 6 euro. 6 euro, vi dico subito che viene un massimo di 6.100 euro, quindi prendete carta e penna se la vuole giocare. Allora, Roma-Empoli, io propongo rigore sì, quindi entrambe le formazioni devono avere un rigore, o la Roma o l'Empoli. Torino-Milan, gol-gol secondo tempo, quindi entrambe le formazioni devono segnare almeno un gol nella ripresa. Bologna-Palermo, over 2,5. Sassuolo-Lazio, gol-gol secondo tempo, quindi la stessa tipologia di gioco per quanto riguarda Torino-Milan. Frosinone-Sampdoria, X. Verona-Udinese, 1. Atalanta-Carpi, 1. Napoli-Fiorentina, 1. Genoa-Chievo, 1. E la partita delle 20:45, Inter-Juventus, io propongo un under 1,5. Ci si può coprire oppure in questo No, caso perché la quota all'incontrario paga molto meno. no. Comunque, questa tocca fare. Questa io l'ho proposta. Correzione d'errore da 6 punti a 10 punti. Se facciamo 10 punti, la vincita globale è 6.100 euro. Abbiamo fatto i conti, viene 450 euro a testa. No, era 405, mi sembra. 405 euro a testa, 5. esattamente. Un'ultima cosa prima di concludere, una notizia che voglio dirti, ma già sui miei post su Facebook, che sarà Lieta? già molto lieta. Senti. No, no, voglio fare tanti auguri veramente a 300 di questi giorni ai miei genitori, Ah, è vero, Giuseppe e è vero. Nicolina, che in questi giorni hanno festeggiato 55 anni di matrimonio, quindi un evento molto, molto veramente Importante, eh. importante. Quindi ci sarà anche una cerimonia I religiosa. La tuoi oggi li fanno? prossima La settimana ci prossima sarà anche settimana, ok. la cerimonia religiosa per ricordare questo evento. Quindi tanti auguri, mamma e papà, e continuate Ma così. sono oggi? No. La prossima Ah, la settimana. prossima La settimana. No, prossima perché i miei ne settimana. hanno fatti 53 l'altro ieri, il Ottobre 14. Quindi ottobre era il mese era del il matrimonio mese giusto, il all'epoca, mese qualche giusto. anno fa, qualche mezzo secolo fa, insomma. Esattamente. Allora, credo che abbiamo terminato. 50 minuti di trasmissione tra poco. Non rimane altro che salutare. Io vi ricordo le formazioni entro le ore 24 per quanto riguarda il Fantacalcio. Tu cosa devi ricordare? Ricordo a tutti di seguire le nostre trasmissioni, copiarvi i nostri pronostici e di urlare insieme sperando Alla alla cassa. cassa! Ciao a Buonasera a tutti! tutti.